Yolanda Zip. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Bene ragazzi, sono tornata con un nuovo video di slime famosi di Instagram. Vi ringrazio come sempre per tutti i suggerimenti che mi date. Sono qui perché sto cercando praticamente i video che mi avete mandato appunto su Instagram. Li sto trovando perché ho dei post salvati tra tutti quelli che mi avete praticamente mandato. Vi ringrazio veramente tantissimo. Tra quelli che mi avete mandato c'è questo, quanti? C'è questo, raga, veramente un bottissimo comunque. E niente, io direi di iniziare. Quello che volevo fare per primo è questo, che mi avete veramente mandato in tantissimi e lo volevo realizzare insieme a voi. Questa piramide oppure questo cubo, non lo so, sono belli tutti e due. Adesso vediamo quale realizzare. Allora, per realizzare questo cubo barra piramide, adesso non sappiamo, cerchiamo di realizzarlo ovviamente più simile possibile. Andiamo a prendere la nostra colla trasparente. Io uso sia la Primo sia la Giotto da 5 litri, va bene. Per comodità a volte uso la Giotto perché a volte per fare i tutorial eccetera uso la Giotto. Mentre per le cose più serie, anche per lo shop o per altre cose, uso la Primo. Allora, inizio a mettere alcune palline, giusto un pochettino, all'interno già della mia colla. Arriviamo per questo video a 10.000 like, mi raccomando ragazzi, per fare dei nuovi video di slime di Instagram, e suggeritemeli sempre, non so, sotto con un commento, oppure fatemi sapere quale vi è piaciuto di più. Qua sto facendo un macello come sempre con le palline, Yolanda sei un genio. Vedete che io faccio degli slime di Halloween, appunto perché ho comprato delle cose strafighe anche su Amazon. Adesso Tiger metterà le cose di Halloween strafighissime, quindi non vedo l'ora di comprare delle cose bellissime da Tiger. Iniziamo ad addensare il nostro slime. Allora ragazzi, rieccomi tornata, lo slime è pronto, voilà, vedete? Purtroppo non ho le stesse palline uguali, però abbiamo l'ananas, quindi se poffa. Allora, prendiamo il nostro slime trasparente che è stato messo come base sotto. Io non ne metto tantissimo, ma ce ne basta anche poco, non tanto. Vado a mettere il mio cubo di palline, vado a prendere il mio colorante, sperando che non si smosci questo cubo, perché ok, vado a mettere il mio colore, faccio colare il colore, sembra uno scioglilingua, colare il colore. Oh wow! Guardate, si è smosciato solamente il cubo. ASMR, mi sporcherò tutte le mani. Passiamo adesso a quest'altro slime, che adoro da morire ed è stupendosissimo, però io lo voglio fare un pochettino diverso rispetto a questo. Allora, quello che ci serve sarà lo slime trasparente, oh mamma mia, ancora le mani così, che andiamo a piazzare qua. Andiamo a prendere questa clay, che sembra molto
Una clay oro, non so, ha le sembianze di una clay, lo so, è color ocra, però a me sembra quasi oro. Andiamo a fare queste palline. Adesso andiamo a fare qui, invece, questo. E sopra ad ogni pallina ci vogliono i glitter, devono essere proprio ricoperte, raga, da quel che ho compreso. Queste palline proprio, guardate! Oddio! È bellissimo, però io qui sopra voglio mettere, a differenza di quello slime che non ce l'aveva, voglio mettere dei cuori, così, e qua ci vogliono le foglie oro. Allora, foglie oro che sono davvero difficili, raga, da maneggiare, quindi mettiamole così. Madonna, raga, è bellissimo! Oddio, mi fa... Non lo vorrei neanche rovinare. Ok, vediamo un po'. Di passare al prossimo slime. Ed il prossimo slime che vorrei andare a fare è questo qua, però è un po' difficile. Adesso vedrò se riesco a realizzarlo. Questo, vedete? Guardate qua, questo qua. Non ci riuscirò mai, ma ci proviamo. Allora, raga, per fare questo slime ci servono tre sacaposche questa volta. Andrò a lavorare su tre sacaposche. Allora, prendiamo due ciotole diverse. Vado a colorare prima la schiuma da barba. Allora, ragazzi, cosa ho fatto? Ho riempito le due sacaposche, le ho inserite in una terza sacaposche in modo da creare il contrasto di colore. E l'unico slime pronto che ho è questo, raga, questo qua, perché non ce la faccio a creare un altro slime trasparente. Ce lo dovrei fare adesso da zero in modo istantaneo, ma faccio prima se faccio così. Allora, vediamo. Oh no, vediamo di riuscirci. Allora, premiamo. Vediamo un po'. Oh! Oddio ragazzi! Riuscita! Non ci resta che unirli? Oddio, è difficilissimo. Allora ragazzi, è venuto, a parte uno slime stra iper mega fluffy, è venuto veramente bello, non mi aspettavo riuscisse. Oh, questa volta devo dire che non sono assolutamente epic fail. Adesso passiamo all'ultimo invece slime di Instagram. Per l'ultimo slime di Instagram ci serviranno pigmenti, anzi un solo pigmento e delle clay. E lo slime ovviamente. Io ragazzi uso questo slime. E che dobbiamo fare? Allora, dobbiamo prendere un pigmento. Oh, ragazzi, è veramente rilassante. Poi cosa fa? Prende le clay e le poggia ad uno sullo slime.
ragazzi, allora, per questo video di slime di Instagram è tutto. Io spero davvero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Beh, devo dire che fortunatamente non è stato un video epic fail. Sono contentissima che gli slime comunque mi siano venuti e mi siano riusciti. Ho le mani oro. Arriviamo a 10.000 like per questo video, mi raccomando. Spolliciate, suggeritemi altri video da fare sotto in un commento. Se volete altri video, quali video vorreste? Mi raccomando, fatemelo sapere. Vi mando un bacione e un abbraccio. Come sempre, ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovissimo video. Bye bye!